professione cresca e porti in loro pienezza di frutti in una vita consacrata alla tua lode e all'edificazione del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti. È necessario infatti che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche egli, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Parola di Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato. Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere
e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a un solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia, alleluia. I candidati alla professione religiosa vengono chiamati per nome. Questo appello ricorda il modo con cui lo stesso Gesù ha chiamato i suoi discepoli a seguirlo più da vicino. Poi verrà chiesto loro cosa chiedono alla Chiesa. Si presentino coloro che devono emettere i voti religiosi. Fratelli carissimi, che cosa chiedete a Dio e alla sua Santa Chiesa? Chiediamo di perseverare fino alla morte nel servizio del Signore nella famiglia religiosa scarabina. Rendiamo grazie a Dio. Fratelli carissimi, voi siete già morti al peccato e consacrati al Signore mediante il battesimo. Volete ora consacrarvi più intimamente a Lui con il nuovo e speciale titolo della professione perpetua? Sì, lo voglio. Volete con l'aiuto di Dio abbracciare per sempre la vita di perfetta castità, obbedienza e povertà che fu scelta da Cristo Signore e dalla sua Vergine Madre? Sì, volete impegnarvi costantemente a seguire il Vangelo e ad osservare la regola della nostra famiglia per giungere alla perfetta carità verso Dio e verso il prossimo? Volete con la grazia dello Spirito Santo dedicare generosamente tutta la vostra vita al servizio del popolo di Dio, in particolare i migranti? Dio, che ha iniziato in voi quest'opera buona, la porti a compimento fino al giorno di Cristo Signore. Mentre vengono cantate le litanie dei santi, per invocarne l'intercessione, i professanti si prostrano in segno di umiltà e di offerta totale di se stessi a Dio. La comunità rimane in piedi. Fratelli carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente perché benedica questi suoi figli e che egli ha chiamato a seguire Cristo nella perfezione evangelica e li confermi nel loro proposito. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà. Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Michele, prega per noi. Santi angeli di Dio, prega per noi.
San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi Pietro e Paolo, prega per noi. San Giovanni, prega per noi. Voi tutti i santi apostoli ed evangelisti, prega per noi. Santa Maria Maddalena, prega per noi. Santa Marta, prega per noi. Voi tutti i santi discepoli del Signore, prega per noi. Santo Stefano, prega per noi. San Lorenzo, prega per noi. Sant'Agnese, prega per noi. Voi tutti i santi martiri, prega San Basilio, prega per noi. Sant'Agostino, prega per noi. San Benedetto, prega per noi. San Francesco, prega per noi. San Domenico, Santo Antonio da Padova, prega per noi. San Tommaso d'Aquino, prega per noi. Santa Caterina da Siena, prega per noi. Santa Francesca Romana, prega per noi. San Carlo Borromeo, San Francesco Saverio, prega per noi. San Filippo Neri, prega per noi. Voi tutti i santi e sante di Dio, prega per noi. Sì, misericordioso, Ansensius Guntur, con la ferma volontà di consacrarmi più intimamente a Dio e di seguire Cristo più da vicino per tutta la vita, alla presenza dei fratelli e nelle mani di padre Sergio Geremia, superiore generale, che rappresenta la congregazione dei missionari di San Carlo, faccio voto in perpetuo di povertà, castità e obbedienza, secondo le regole di vita della congregazione stessa. E mi unisco a questa famiglia per conseguire, con la grazia dello Spirito Santo e l'aiuto della Beata Vergine Maria, la perfetta carità nel servizio apostolico dei migranti. Io, Edoardo Pizzuti, con la ferma volontà di consacrarmi più intimamente a Dio e di seguire Cristo più da vicino per tutta la vita, alla presenza dei fratelli e nelle mani di padre Sergio Olivo Geremia, superiore generale, che rappresenta la congregazione dei missionari di San Carlo, faccio voto in perpetuo di povertà, castità e obbedienza, secondo le regole di vita.